Eccoci di nuovo insieme, sono Marco del sito videolab.it e questo è il terzo videocorso sull'HTML. Nel secondo abbiamo visto come realizzare una tabella con tre righe e tre colonne. In questo videocorso vedremo come creare delle intestazioni. È molto semplice, è sufficiente prendere il nostro codice di origine e andare a modificare il tag TD con il tag TH. Questo lo facciamo per tutta la prima riga. Salviamo, aggiorniamo la nostra pagina web. Come vedete, la prima riga, tutte le celle sono state centrate e gli è stato dato il grassetto. Un'altra funzione molto utile per la creazione delle tabelle è il tag, o meglio l'attributo cell spacing, che andiamo ad impostare a 5, e cell padding, che impostiamo a 10. A cosa servono? Cell spacing serve fondamentalmente per spaziare tra di loro le celle, mentre cell padding, diciamo, distribuisce uno spazio intorno alla cella. Quindi gli elementi che si troveranno all'interno della cella saranno spaziati dal bordo, in questo caso di 10 pixel. Salvo. Aggiorno, come vedete, sono state spaziate di loro di 5 pixel il nostro cell spacing, mentre il nostro cell padding di 10 ci distanzia il valore dal bordo di 10 pixel. Qualora volessimo assegnare anche un colore di sfondo alla nostra tabella, possiamo utilizzare gli stili. Si utilizzano gli stili ormai. Gli stili sono molto semplici, vengono spesso definiti con l'acronimo CSS, che sta per Cascading Style Sheet, e ci permettono appunto di assegnare dei colori, dei bordi, tutto ciò che riguarda l'aspetto grafico della nostra pagina web. In questo caso, dal momento che vogliamo provare ad assegnare un colore di sfondo, possiamo utilizzare l'attributo background, scritto in questo modo, style uguale background, due punti e il colore espresso in esadecimale, quindi cancelletto F00. A questo punto abbiamo creato una tabella con uno sfondo rosso acceso. Salvo nuovamente, lancio la pagina di prova, ecco la nostra tabella. Qualora volessimo anche inserire il bordo, possiamo fare in questo modo: border, due punti, un pixel, deve essere sempre dichiarato l'unità di misura del nostro bordo, in questo caso è un pixel solid, che significa continuo, e di colore ad esempio nero, pertanto mettiamo 3 zeri, che equivale a 6 zeri, è la stessa identica cosa. Quando abbiamo due cifre uguali possiamo scriverne una soltanto, quindi in questo caso sono 3 zeri. Salvo. Lancio nuovamente la pagina demo. Come vedete c'è un bordino nero di un pixel tutto intorno alla nostra tabella. Qualora volessi fare un bordo più largo, posso semplicemente fare in questo modo. Aggiungo un numero davanti, cioè diciamo invece di 1 metto 5. In questo modo rilancio, ecco che il nostro bordo non è più di un pixel, ma di ben 5 pixel. Visto che abbiamo introdotto i fogli di stile, vediamo come personalizzare un pochino la nostra pagina. Dopo il tag, all'interno del tag head, possiamo inserire il comando style. Dentro style possiamo definire tutte le regole che andremo ad associare alla nostra pagina, regole grafiche. In che modo? Molto semplice. Ad esempio, se vogliamo assegnare a tutta la pagina un colore di sfondo diverso dal rosso, possiamo provare ad utilizzare ad esempio il tag body, aperta parentesi graffa, chiusa parentesi graffa. All'interno possiamo inserire background
dovrebbe essere un arancio, se non erro. Salvo nuovamente, rilancio la mia pagina web. A questo punto avremo tutta la pagina color arancio, con la nostra tabella di colore rosso. Ma noi questa tabella vogliamo provare a centrarla. Per farlo dobbiamo utilizzare ben due righe di codice. La prima è utilizzare text align con l'attributo center, impostato a center, e successivamente impostare lo stile della nostra tabella con un margin uguale, diciamo così, due punti, zero spazio auto. In questo modo. Vi faccio vedere prima il risultato. Ecco qui la nostra tabella che sarà sempre centrata. Anche se io aumento la larghezza della nostra pagina, vedete che la tabella è sempre al centro. Andiamo a vedere il codice. In questo modo ho detto per i browser più vecchi, in particolar modo per Internet Explorer 6, che questa tabella deve essere centrata e anche tutto il resto del contenuto del body. Mentre per quanto riguarda i browser più recenti, possiamo vedere come ignorano in realtà questo text align due punti center, ma richiedono questo attributo, margin due punti zero auto. Ricordiamo che il primo valore, 0 in questo caso, è l'altezza, è diciamo, il top, quindi lo spazio di margine che ha sopra la tabella e che ha sotto la tabella. Mentre l'auto, stiamo dicendo al sistema di determinare in automatico i due margini, quello sinistro e quello destro. Facendolo in automatico, lui piazzerà la nostra tabella sempre al centro della nostra pagina. Gli stili vengono utilizzati molto anche per personalizzare, ad esempio, l'aspetto dei link. Per questo possiamo, ad esempio, provare ad inserire un link all'interno della nostra tabella. Per farlo sarà sufficiente scrivere l'attributo href uguale chiuso tag, lo scrivo in questo modo che forse è un pochino più comprensibile. http://www.google.it. A questo punto cosa stiamo dicendo? Stiamo semplicemente definendo la pagina di destinazione del nostro link, che in questo caso sarà il sito di Google. Mentre scrivendo qui all'interno del tag appunto google/a, salvo, a questo punto avremo creato un link per la pagina di Google, che se io vado a cliccare. Ecco qui, funziona tutto a posto. Quindi io voglio però che questo link, invece di essere blu e sottolineato, lo voglio rendere di un altro colore. Più precisamente giallo. Come facciamo? In questo modo. Torno nuovamente qui e scrivo A, quindi vado a modificare lo stile dei link, del tag dei link, appunto il tag A. E all'interno andrò ad inserire la stringa color, quella che abbiamo già visto in precedenza anche all'interno della tabella, color, due punti, cancelletto, F60, mettiamo sempre l'arancio, salvo, aggiorno la pagina internet. A questo punto, come potete vedere, il nostro link è cambiato in colore arancio. Qualora l'avessi voluto fare bianco, era sufficiente mettere FFF. Ecco qui. Se desideriamo togliere la linea sotto, come vi dicevo prima, dobbiamo aggiungere un altro attributo, text decoration, scritto in questo modo, non. Perché stiamo dicendo che la decorazione del testo non ci deve essere. Aggiorniamo nuovamente. Ecco che la nostra linea di sottolineatura è scomparsa. Anche per oggi è tutto. Spero che questo terzo tutorial vi sia piaciuto. Aspetto i vostri commenti, anche per migliorare o eventualmente chiarire i vostri dubbi. Potete farlo direttamente dal sito.
www.videlab.it. Vi lascio alla prossima. Ciao a tutti.